Buona è la prima in casa della Smart System Essence Hotels, che fa sua la sfida tutta marchigiana con Macerata nella cornice entusiasta del Palace Allende. Ci è voluto un set perché la squadra di Mastrangelo si calasse in partita, quello in cui, dopo un avvio promettente, i virtusini si sono completamente disuniti, andando a sbattere contro il muro degli ospiti che poi, anche nel secondo parziale, quando i padroni di casa hanno acquisito un po' di continuità in più, hanno comunque mostrato una quadratura che ha permesso anche di rimediare parzialmente al deficit nel ruolo di opposto, dove con il titolare Andrić fuori per infortunio, l'ex Ferri, all'altezza nel set d'apertura ma poi costretto ad uscire, Cavazzin e Ichino sono stati alternati senza grandi risultati. Se avesse trasformato il set point a disposizione, la banca Macerata Physiomed avrebbe però probabilmente messo in serie guai la Smart System Essence Hotels, ma è stata invece Fano, con l'ace di un Roberti trascinatore, a rimettere la gara in equilibrio, prendendo quello slancio che ha poi consentito di comandare anche nel terzo set e di spegnere definitivamente gli avversari nel quarto. In una partita che ha peraltro evidenziato tutto il lavoro che resta da fare, cominciando con il contingentare i troppi errori, da segnalare l'incisività di Merlo e i segnali che sono arrivati strada facendo da Marx dopo due set da incubo. Dopo la partita di Ravenna, dove comunque secondo me abbiamo lottato, combattuto, ci siamo detti che in casa, nel nostro fortino, ovviamente ci voleva una svolta, bisognava cominciare a vincere, a portare un po' di punti, e oggi abbiamo giocato molto bene dal secondo set, molto più ordinati rispetto al primo set, dove abbiamo chiuso un po' i colpi, eravamo un po' prevedibili e il loro muro si è fatto sentire. Altra partita estenuante per la Mega Box Vallefoglia, che però stavolta può sorridere dopo quasi tre ore di lotta. L'è fatta sul traguardo a Firenze. La squadra di Pistola gestisce con più lucidità il secondo tie-break consecutivo, festeggiando così a Perugia il primo successo in questo campionato di A1. Decisiva la manciata di set point annullati alle Umbre nel terzo set, come ovviamente la palla match cancellata nel quinto. Prova a stare incollata all'avversario fino all'ultimo, ma non riesce a piazzare il colpo di reni la Carpegna Prosciutto, che chiude con una sconfitta a Rieti, una settimana scandita dalle dimissioni di Pino Sacripanti. La performance personale di Ahmad non basta alla squadra affidata per il momento al vice Vaglioni, che a tratti esibisce un King adeguato, ma che ha poco dagli italiani e in particolare da Imbro. Adesso pallino in mano alla società, che dopo aver investito Matteo Maggi del ruolo di general manager, dovrà trarre il dado sulla guida tecnica di una squadra che nella doppia veste di coach e DS proprio Sacripanti aveva costruito. Ancora un 1-1 per la Vispesaro, che a Sestri Levante si era fatta riprendere e che invece Albenelli deve mettersi alla caccia di un Pineto lanciato dalla punizione gol di Bruzzaniti. È Orellana, con una esecuzione altrettanto apprezzabile, ad evitare che la partita prenda una brutta piega, ma poi, nel corso di una sfida che nel secondo tempo offre poco, troppo timidi i tentativi della squadra dello squalificato Stellone di tornare alla vittoria. Lo sbarco del Fano Calcio al Mancini coincide invece con la seconda affermazione di fila della neonata squadra allenata da Spendolini nel campionato di terza categoria. Tribuna affollata per il match con il Babucce, che Danzi e Palazzi risolvono nella ripresa. In eccellenza muove la classifica l'alma del presidente Guida, che a Fermignano si illude con Malci, suo il primo gol stagionale, ma poi viene riacciuffata nel finale da un Atletico Mariner, che lascia così l'avversario all'ultimo posto. Altro acuto invece dell'Urbania, che la meglio sul Monte Granaro grazie al guizzo di Sarli e si sistema a ridosso delle prime, mentre l'Urbino deve inchinarsi alla rivelazione Chiesa Nuova. Inutile il gol di Montesi in una gara che i padroni di casa hanno blindato nel primo tempo. Nello stesso campionato avanza anche il Montecchio Gallo, vittorioso per 3-2 sul Fabriano Cerreto. Risalendo infine alla Serie D, sorprende ancora il Fossombrone, che anche a Civitanova mostra idee chiarissime, temperamento e anche grande efficacia. Il 3-0 ispirato da Casolla e definito nella finale conferma la squadra di Fucili alle spalle della capoclassifica Chieti.